io sono estremamente positivo. Lo scenario che vediamo di fronte a noi grazie all'utilizzo dell'AI generativa è uno scenario che ci apre alla possibilità di crearci del tempo nuovo, di crearci, diciamo così, di stimolarci a una delle caratteristiche che ci contraddistingue, quello di essere creativi, di differenziarci rispetto ad azioni ripetitive. Quindi non posso altro che essere estremamente contento della svolta epocale che sta avvenendo nel mondo digitale con l'utilizzo e l'adozione dell'AI generativa, soprattutto in Italia, che per una volta l'adozione di una tecnologia è più rapida e più veloce rispetto ad altri paesi europei. Quindi siamo avanti rispetto ad altri stati che forse hanno meno creatività? Probabilmente sì. E è evidente che, come in qualunque, diciamo così, innovazione, bisogna essere responsabili per l'utilizzo, no? Bisogna metterci delle regole. Quando Henry Ford ha creato la prima Model T, nessuno ha pensato che bisognasse mettere delle linee tratteggiate per sorpassare o un limite di velocità nelle autostrade a 130. Però è necessario perché ogni tecnologia, ogni innovazione ha bisogno di essere guidata, per usare la stessa analogia, e controllate. Per questo che anche noi in Microsoft, in accordo con tante altre realtà private e anche istituzioni, abbiamo dei principi di utilizzo delle AI in modalità responsabile, tra i quali sicurezza, integrità, onestà e molti altri che sono peraltro quelli espressi anche a livello di regolamenti dell'Unione Europea. Ma il web è stata un'interfaccia semplificata verso l'utilizzo di una tecnologia sottostante che era la rete internet, no? Il web ha permesso che cliccando su un link, quindi World Wide Web, cliccando su un link simile a una ragnatela, si accedessero informazioni che erano sottostanti. Qui con intelligenza artificiale generativa abbiamo due grandi cambiamenti. Il primo che a ragionare o a far ragionare un sistema artificiale, quindi può essere intelligente, non saggio, intelligente. E dall'altro che abbiamo un'interfaccia verso questo sistema che è un'interfaccia tramite il linguaggio naturale, quindi come io sto parlando con voi oggi mi rivolgerò al computer e quindi mi aspetto che ci sia una fruizione di contenuti molto più efficace rispetto a quella del web. Quindi ci sarà un impatto molto superiore a quello del web dal mio punto di vista con l'utilizzo delle AI generative.